Prima una pioggia mista a neve, poi con il passare delle ore i fiocchi hanno iniziato a scendere con più insistenza, imbiancando strade e marciapiedi della marca. Fortunatamente però il piano antineve scattato già ieri sera ha evitato particolari criticità sia a Treviso città che nel resto della provincia. Dalle prime ore di questa mattina il nostro piano neve era entrato in azione, quindi avevamo dai 3 ai 5 mezzi che distribuivano il sale lungo le strade, sui ponti, nei cavalcavie, nei marciapiedi. Per fortuna non ha avuto ripercussioni sulla viabilità, anzi è stato anche bello risvegliarci con i fiocchi di neve. In virtù dell'allarme meteo di ieri siamo già stati attivi da ieri e quindi abbiamo trattato circa 400 chilometri delle strade, soprattutto quelle pedemontane, e oggi sono in azione 9 squadre. 100 i quintali di sale utilizzati per trattare le strade provinciali. La situazione continuerà ad essere monitorata anche nei prossimi giorni. Il coprifuoco delle 22 potrebbe evitare situazioni di pericolo, soprattutto di notte quando le temperature caleranno e le strade potrebbero ghiacciare. Ma l'appello a chi si dovesse mettere comunque in auto è di fare massima attenzione. Chi lo farà magari specialmente in orario notturno e laddove insomma ci siano percorsi pedemontani che possano o che siano storicamente critici, vi invito alla massima prudenza.